Ciao, un saluto a tutti i membri del gruppo. Sono Jessica Bertolani e voglio lasciare una breve videotestimonianza dopo la One Long Session fatta con Elisa ormai circa 3 settimane fa. Ho contattato Elisa per fare la session insieme perché mi sentivo incredibilmente bloccata, molto triste e molto scoraggiata. Non riuscivo a fare nulla rispetto al mio percorso e cominciavo a vacillare anche rispetto all'utilità del mio percorso, nonostante io l'abbia già fatto con centinaia di persone da tanti anni, nonostante io sappia che funziona ed è molto utile, mi sono trovata completamente bloccata e quindi avevo assolutamente bisogno di poter parlare con lei del percorso in sé e di tutte le cose che sentivo mi creavano difficoltà. La session è stata molto fluida, molto ricca di energia. Elisa mi ha ascoltato tantissimo e mi ha dato dei rimandi veramente focalizzati e utili. Abbiamo parlato del percorso e anche di altre cose che mi stanno particolarmente a cuore. Ho più di un'anima, come dice lei, e nel mio caso riuscire a capire dove focalizzarmi e riuscire ad accettare di lasciare da parte certe cose non è stato così semplice. Adesso la via per me è più chiara e mi sento molto più leggera. Vorrei dare un rimando rispetto a cosa è successo dopo la One Long Session. Allora, dopo alcuni giorni di sistematizzazione e rielaborazione cognitiva e mentale di tutte le cose che sono emerse, ho iniziato a fare la lead. E da quando ho iniziato non ho più smesso, la faccio tutti i giorni, cascasse il mondo, per ora solo su Facebook perché non riesco a gestire sia Facebook che LinkedIn per una questione personale, ho troppe cose in ballo, troppe cose da fare e in questo momento gestisco Facebook. Comunque, ho iniziato, la faccio tutti i giorni, mi sto anche divertendo, cosa che non avrei mai immaginato, e sono costante. Con mia grande sorpresa, le persone rispondono. Io facevo parte della categoria di persone che pensava, oddio, mandare l'amicizia a qualcuno che non conosco mai nella vita, chissà cosa succederà, non l'ho mai fatto. E invece adesso che lo faccio ci sto anche trovando gusto e le persone rispondono. Ho una percentuale di accettazione che si aggira sul 70%, a volte un po' meno, a volte di più, e questa cosa sta funzionando e mi ha dato coraggio. Dopo aver iniziato a fare la lead, mi sono sentita più responsabile e ho pensato devo fare anche un post. Il discorso dei post per me è veramente un mare infinito. Non ho mai dovuto pubblicare contenuti per lavoro, per vendere percorsi. I percorsi che ho venduto li ho venduti in altro modo, quindi con questo metodo è la prima volta e pubblicare i post era uno scoglio incredibile. Non che non lo sia, però è cambiato qualcosa. Nel senso che ho pubblicato il mio primo post la settimana scorsa, semplicemente per far sapere alle persone che ho costruito un percorso e che è disponibile, e ho avuto dei bei rimandi avendo appena iniziato. E con bei rimandi intendo richieste di informazioni e anche call fissate. Non avrei mai pensato che solo esponendo un post dove raccontavo che era pronto un percorso, non mi sarei mai aspettata di ricevere delle richieste di informazioni, non era neanche quello lo scopo. Comunque le ho ricevute, ne ho ricevute 6 attualmente, 6 o 7, e ho fissato 4 call, 2 le ho già fatte, è la prima volta che faccio le call per vendere un percorso con questo metodo, sono andate bene, sto imparando un sacco di cose. Informazioni relative a cosa cercano i miei clienti, che magari ho dato per scontato, e anche nel modo di condurle, perché ripeto, è la prima volta che seguo questo metodo. Lo seguo in maniera personalizzata, perché, come ha detto più volte Elisa, l'autenticità, la genuinità, essere se stessi è fondamentale. Quindi sto sperimentando un modo che mi faccia sentire a mio agio. Se io mi sento comoda, la sensazione che ho è che posso fare qualsiasi cosa. Per cui, scritto il primo post, richieste di informazioni 6 o 7, fissato 4 call per il momento, 2 già fatte,
oggi ho pubblicato un secondo post. Un post semplicissimo, fatto sicuramente male, dove ho preso un audio di risultati rispetto a una persona che gentilmente mi ha mandato questo vocale, ci ho messo un video, un'immagine sopra, ho fatto un video, ho scritto 7-8 righe, quindi sicuramente il post non sposa i sacri crismi, ma non è fatto nella struttura e con l'intenzione che dovrebbe essere, fra virgolette. Ma l'ho fatto e in questo momento quello che conta per me è agire. Questo è cambiato grazie alla One Long Session. Quello che sento a distanza di 3 settimane è il fatto che sono pronta ad agire. Ed è questo che conta. Non importa se la mia azione in questo momento è poco coerente con alcune cose che ho appreso, mi sono state insegnate, o con alcuni criteri che anche il buon senso direbbe questa cosa va fatta in un certo modo. Non importa, la cosa importante è che finalmente sono arrivata ad agire. La lead non è più il mostro cattivo, pubblicare contenuti non mi spaventa più come prima. Se non so cosa pubblicare, o vado un po' nel panico perché riconosco di essere pessima per quanto riguarda questo aspetto, non importa, pubblico qualcosa e sarà sempre meglio di niente. Quindi ho preso coraggio, ho pubblicato questo secondo post, di like pochissimi, ma una richiesta di informazioni anche qui. Quindi questo è quello che mi sento di dire. Se ti senti bloccato o bloccata in qualsiasi step del tuo percorso, che sia nella lead, nei post, nel percorso stesso, chiedi ad Elisa, prenota un appuntamento, fai una one long session, perché è veramente sbloccante da questo punto di vista. Al di là dei risultati in termini di vendita, in termini di guadagno, quelli sono sicura che arriveranno, perché nel momento in cui ti senti, come nel mio caso, più leggera, libera di agire secondo il tuo modo di essere, di fare, nel momento in cui senti che vuoi prenderti la responsabilità di fare un'azione, e l'azione in questo caso, per quanto mi riguarda, è la lead e iniziare a pubblicare i post. Aperta parentesi, io devo ancora iniziare le aule, quindi sono proprio all'inizio. Ecco, prendersi la responsabilità per fare questo per me è stato veramente una svolta. Inoltre, ringrazio tantissimo Elisa perché anche se la One Long Session è finita, se ho dei dubbi o delle difficoltà, mi permetto di scriverle, chiederle un parere e non si è mai, mai, mai tirata indietro. È sempre disponibile, sempre incredibilmente sul pezzo, con un grandissimo entusiasmo e una sincera voglia di aiutare. Quindi Elisa, ti ringrazio tantissimo e spero che più persone possibili possano avere la fortuna di incontrarti e di lavorare con te. Un saluto.